Come ho scritto sotto il post, il brano in realtà l'ho scritto un paio d'anni fa insieme a Francesco Picciano, che è coautore di questo brano. E quindi abbiamo iniziato a scrivere il pezzo, che era davvero totalmente diverso. Era una ballad lenta, molto più romantica e molto intensa. E dopo, chiaramente, ci sono state diverse cose che sono successe in questi anni. Quindi c'è stato Amici, ci sono state evoluzioni di varia natura. E quindi il pezzo, poi io ero molto affezionato e quindi ho detto: sai, quando si tirano le somme a fine estate, che cosa facciamo uscire adesso? Io ho detto: perché non riprendiamo quel brano lì e poi lo lavoriamo e vediamo che cosa ne esce fuori. E durante l'estate già abbiamo iniziato a fare questo lavoro di modifica, di restauro su quel brano. E quindi abbiamo cambiato, abbiamo cercato di metterlo un po' più in linea con quelle che sono le sonorità del giorno, le parole, l'abbiamo modernizzato un po'. Ok. E quindi è nato praticamente così. Infatti lo scrivo nel post: il brano è cambiato perché Giovanni è cambiato. E quindi andava bene anche prima, perché il brano di prima parlava sicuramente delle mie esperienze fino a quel momento. Poi le esperienze sono di più, sono diverse, e quindi anche il brano è cambiato con me. E questo è anche il bello di avere libertà, no? Sull'ascolto e Sì. sulla musica, perché in base a quello che stai vivendo e come lo vivi, poi ci dai l'interpretazione che vuoi. Non ci sono delle regole per l'ascoltatore, cioè uno si deve fare trasportare dalle emozioni che prova sentendo quel brano. Quindi il riferimento a Pop Porno, diciamo, è stato consigliato da Sony, perché eravamo qui, stavamo discutendo del brano. E ad un certo punto c'è stato questo consiglio di provare a mettere quello che è un brano iconico della storia della musica italiana, nonché anche un brano che ti piace. Quindi, bene, sono doppiamente contento. E quindi abbiamo deciso di inserirla, come appunto nella frase: lo sai che la notte non dormo, mi ascolto Pop Porno, che comunque è una canzone un po' misteriosa da Interessante. ascoltatore. Quindi dici. Cioè, ti puoi fare il tuo viaggio, ascolti quel brano perché, e quindi ognuno dice, cioè, e poi è intercambiabile, perché tu, pensando ad un'altra persona, puoi cantare qualsiasi brano. Quindi lo sai che la notte non dormo e mi ascolto qualsiasi canzone pensando poi a quella persona lì. E quindi c'è Variabile. questo gioco che, cioè, più che pacchetto, è un'esperienza che si è conclusa, e con la conclusione di questa esperienza io poi sono uscito con un EP che racchiudeva, diciamo, un po' l'anno passato. E i vari momenti, quindi brani che avevo fatto sentire dentro il programma e brani che invece erano inediti. E, diciamo così, molti dicono: vabbè, Cricca è il cantante di Amici, però Amici è finito l'anno scorso e io con questo brano cerco di ripartire e mostrare, cioè, al di fuori di Amici. Quindi io sono un cantante a tutti gli effetti che cioè, rilascia la sua musica. E quindi questa, sì, esatto, è una nuova partenza. No, infatti, anzi, è una cosa che di cui mi vanto, assolutamente. No, a livello artistico, cioè creativo, è giusto, non lo so, darmi un po' un boost, uno sprint, che Ok. dico, è ripartita la stagione, però io ci sono, cioè non sono più ad Amici, ma io esisto ancora. Quindi è più questo, secondo me, a livello artistico e personale. A livello creativo si sono magari aggiunte persone. E io lavoro sempre con Francesco, che insieme scriviamo canzoni da un po' di anni, e mi trovo molto bene a lavorare con lui. Siamo amici prima di tutto, quindi ci troviamo proprio bene, c'è un buon rapporto. E poi alla lavorazione del brano si aggiungono comunque produttori e tutte persone dal quale io posso solo imparare. Quindi, essendo un adolescente ancora 20 anni, tutto quello che c'è è buono e ne prendo il maggior, cioè il più possibile. Sì, la scintilla di me non è sempre quella, ma penso per tutti. Cioè, si vive e ci sono delle cose che ti segnano, ci sono delle cose che hai bisogno di sfogare da qualche parte, e così nascono le canzoni. Credo capiti a tutti, e io forse in particolare mi sento molto fragile, magari anche nell'ultimo periodo, sai, molte incertezze, poi un mondo nuovo che approcci, che ho, cioè, a cui ho approcciato in maniera molto veloce, quindi catapultato subito in queste cose nuove.
E non lo so, a volte dici, cavolo, vorrei, ma non sto riuscendo ad avere quello che voglio. Poi in realtà i risultati sono tanti, quindi dici, cavolo, ma allora è un bel mix di emozioni dettate anche dal periodo della mia vita, che è quello adolescenziale, dove i problemi sembrano sempre più grandi e quindi un po' così. Però ci sto lavorando e il modo in cui ci sto lavorando è fermarmi, respirare. E capire che va bene così, anzi, va molto bene così. Però sì, a volte capita di Ah, certo. sentirsi non all'altezza, un po' giù di tono, sbagliato, come dice il singolo, però alla fine capire che non sei sbagliato è giusto un periodo, magari un momento in cui sei più fragile. Non ci puoi fare niente, cioè è inevitabile, però l'importante è che alla fine, cioè, oltre che a dire sì, ok, adesso devo fare qualcosa di meglio, qualcosa di più bello, qualcosa di più funzionale, così, e che ogni tanto accorgersi e darsi quella pacca sulla spalla e dire, però, nonostante, cioè, la fatica che hai fatto, guarda che bella canzone che hai scritto, che bella melodia che hai trovato, quindi va bene. No, di cose positive ce ne sono tantissime. I fan non ti fanno mai sentire solo, cioè questa è una cosa bella perché nonostante tutto ti dicono guarda che noi siamo qui, ci siamo, poi alcuni, io la sera che è uscito il singolo mi hanno invitato in una station head, no, per ascoltare il brano e io sono entrato con loro e ho detto facciamoci il primo ascolto insieme, quindi no, no, i fan sono, cioè è comunque grazie a loro se continuiamo ad esistere perché se facessi musica per me stesso sarebbe un po' strano. Andrebbe bene uguale, se è quello che voglio, però chiaramente parlare a qualcuno è diverso. E se hai qualcuno che ti ascolta, ti senti felice. Questa è una cosa bella, sì, molto. Quella è la cosa più bella, a mio avviso. Cioè, vedere che le persone dicono: cavolo, anch'io mi sono sentito così. Cavolo, sta parlando di me, sta parlando a me, e poi sta parlando con me. Quindi. È uno scambio che mi piace quando riescono ad immedesimarsi o a rivedersi, lì hai vinto. Io lavoro, secondo me, il lavoro è l'unica arma che puoi avere. Quindi si continua a scrivere, si continua a vivere e poi a scrivere, e sperando appunto di fare delle cose belle, non accontentarsi e continuare a lavorare perché le cose ci sono e vengono fuori. Non se le aspetti e dici, vabbè, adesso arriva, sto qui steso nel letto e prima o poi mi arriva un lampo di genio, adesso c'ho il blocco dello scrittore e tra un po' mi arriva dal cielo una canzone, no? Si lavora, se ne scrivono 25 e poi di 25 se ne salva mezza strofa di una e si continua a farne. Io credo che almeno ho sempre lavorato così e credo sia la strada giusta. Di essere felice con quello che faccio e chiaramente se arriva qualche successo a livello anche professionale sono solo che contento. Quindi nuova musica e nuove soddisfazioni, però te le devi andare a prendere, quindi sono pronto ad andare.